Allora, ho preso via a fare. Ho un figlio piccolo, è appassionato di treni e gioca con questa tipologia di trenini. Sono i trenini Thomas. Utilizza i binari, quelli che sono o quelli dell'IKEA o quelli della Brio. Binari di legno. Ora, per prova, ho cominciato a fare delle piccole locomotive con tutti i pezzi di recupero. Adesso questa è in riparazione già perché già si è rotto però sono ancora prove, che c'è da capire un po' come procedere. Devo dire che non è semplicissimo. Soprattutto col discorso degli assi. Gli assi praticamente c'è un interasse di 2,2 mm sui binari sia Brio che IKEA, anche perché l'uno è il clone dell'altro, non so chi ha cominciato prima, se l'IKEA o il... Allora, per l'asse ho scelto questa versione, un po' dovuta perché questi li ho fatti tramite una sega a tazza. Comprato una sega a tazza, sono trovate questa, esatto, e facendo il buco praticamente ci avanza lo scarto. Lo scarto lo utilizzo proprio, questo lavoro al contrario, praticamente utilizzo lo scarto. E questa è la mia ruota. Il buco ovviamente è quello della punta centrale della sega a tazza e guarda caso combacia con questo. Quindi la soluzione è stata questa. Però l'interasse qui ho un profilato di legno di quelli che si comprano nei vari Bricofer da 1,8. Ci dovrei mettere delle rondelle per fare un po' di spessore. Ne devo trovare quattro adeguate in questo mucchio di rondelle che ho. Di primo acchito mi sembra avessi utilizzato queste e penso che riutilizzeremo queste, che sono un po' più piccole della ruota. Dovrei avere fortuna di trovarne 4. Fortuna ce l'ho avuta. E adesso faremo la prova con queste qui. Le ho tornite, sto facendo un po' di esperimenti di fatto. Questa la ruota e qui poi ci va questo qui. Ovviamente conviene comprarli i trenini, non conviene farli, non è che uno deve pensare che facendoli risparmia. È carino che si fanno dei giocattoli con oggetti di recupero. Con pezzacci di legno. È carino condividere questa cosa con il proprio figlio, considerando che poi il bricolage è anche una forma di formazione, è una forma per fare stare insieme il papà col figlio, ed è giusto che ci stia il papà anche perché comunque il bricolage va seguito il bambino perché si utilizza un sacco di cose pericolose.